Ciao ragazzi, una brevissima introduzione video per spiegarvi come attraverso una semplicissima formula matematica potrete configurare al meglio il vostro Power Module senza l'ausilio di un amperometro. Buona visione, ci vediamo dopo. Fatelo girare per circa 5 minuti. Una volta riatterrati, tornate a casa, prendete il vostro caricabatterie, possibilmente uno come questo. Con quello di fabbrica non ci fate nulla. Questo invece vi permetterà di verificare al termine della carica, del ciclo di carica, quanti milliampere sono stati inseriti all'interno della batteria, come vi sto mostrando io in questo momento. Una volta volato e ricaricata al 100% la batteria, passiamo a collegare il nostro drone a Mission Planner e qui cominciamo a vedere i vari passaggi. Innanzitutto dovete collegare il vostro drone, scaricare l'ultimo log, l'ultimo data flash log. Una volta scaricato il data flash log, lo aprite e andate a selezionare l'opzione, ve lo dico subito, CUR e il sottomenu CUR TOT. Qui a destra, come vedete, c'è nel menu ad albero CUR, lo selezionate e andate a selezionare CUR TOT. Qui avrete durante il volo il consumo della batteria. Facendo doppio clic sul picco più alto, per cui alla fine del vostro volo, andrete a vedere nella schermata più in basso, nel riquadro più in basso, andate a vedere il menu nella terza colonna contrassegnato con CUR, e nella stessa riga andiamo a vedere la colonna relativa a CUR Total e ci prendiamo nota di questo dato. Vi ripeto che sono dei dati fittizi per quanto riguarda il mio caso, per voi sarà sicuramente migliore. Dopodiché, una volta verificato questo dato e una volta aver preso nota di quanti milliampere sono stati caricati sulla vostra batteria, partiamo con la formula matematica, per cui dobbiamo prendere il battery ampere volt, che di default è settato su 17 per quanto riguarda PIXOC e APM2. Questo 17 lo andiamo a moltiplicare per i milliampere che sono stati caricati nella batteria e lo andiamo successivamente a dividere per i milliampere che sono segnati nel CUR Total all'interno del log. Il valore che vi viene restituito, e ripeto, nel mio caso è un valore fittizio, lo andiamo ad inserire al posto di quel 17 che sarebbe il Bat Ampere Volt. Io la prova non la posso fare, voi provarlo non vi costa nulla. Questo valore vi permetterà di scostare di pochissimo il valore reale della batteria, per cui state abbastanza tranquilli. Fatemi sapere se ci sono dei problemi e non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Piero. Sulla Powerboard Distributor, anche qui, come per ogni saldatura, procuratevi un saldatore da almeno 40 W. Una volta saldato,